Ciao a tutti, amici di Moto.it, siamo a Huelva, in Spagna, in Andalusia, per provare su strada la nuova Kawasaki Z650. Prima di provarla su strada e di raccontarvi in diretta come va, ve la facciamo vedere nei minimi dettagli. Seguiteci. Allora, della vecchia RS6N non è rimasto praticamente niente. I tecnici Kawasaki ci dicono che le uniche cose che più o meno sono rimaste così sono il motore e la forcella. In effetti, cominciando dal davanti, si nota un'estetica completamente diversa, con un faro molto più grintoso e in generale linee molto più tese e molto più sportive, per una caratterizzazione che giustamente si avvicina a quella della famiglia Z, forse senza arrivarci completamente, per restare ancora appetibile anche a chi amava la Z650. Primo dettaglio che balza all'occhio sono i nuovi freni, con una pinza monoblocco che si rivela molto potente all'uso pratico. Ve lo faremo vedere dopo, vi dimostreremo quanto effettivamente morda di più. Molto bello il telaio verde, adesso in tubi, che ha fatto perdere 10 kg, pensate da 25 a 15, dal peso complessivo della moto. Anche il nuovo forcellone scatolato consente un guadagno di peso di poco meno di 4 kg e tutte le sovrastrutture sono completamente diverse, come potete vedere da queste riprese. Il motore è sostanzialmente invariato nelle sue componenti principali, ma l'arrivo dell'Euro 4 gli ha fatto perdere qualche cavallo, complice anche una fasatura diversa che privilegia la schiena ai medi regimi, per privilegiare il gusto di guida. Le sospensioni rimangono non regolabili, la forcella, come dicevamo, è più o meno la stessa, e il monoammortizzatore è tutto nuovo perché, come vedete, non è più disassato, meglio ancora disassato, ma in posizione più centrale rispetto a quella a cui eravate abituati prima. E con una taratura morbida, ve lo anticipiamo, che la rende molto sfruttabile in città e accessibile a chi è meno esperto. Il cruscotto adesso è completamente digitale, pur mantenendo più o meno lo stesso schema di prima, quindi un contagiri in alto e tutte le informazioni qua in basso. Ve lo accendiamo. Molto leggibile, adesso non siamo in condizioni di luce forte perché, come potete vedere, abbiamo cielo coperto, però si è dimostrato molto leggibile, istantaneo nella lettura e molto chiaro e ricco di informazioni. Ci sono due parziali, contachilometri totale, il consumo molto basso, anche questo ve lo anticipiamo, insomma tutto quello che vorreste trovare. I blocchetti elettrici sono ben fatti, entrambe le leve sono regolabili, sia freno che frizione, e oltre a queste regolazioni troviamo quella del precarico del monoammortizzatore già citato, che vi permette di adattare la moto a diverse condizioni di carico col passeggero o da soli magari con i bagagli. A questo punto vi abbiamo detto tutto, tranne che, appunto, come dicevamo, perde qualche cavallo, sono 68 invece di 71 i cavalli disponibili come potenza massima, e direi che sia ora di andarla a guidare. Seguiteci. Bene, eccoci finalmente in sella. La strada è meravigliosa, lo vedrete. E finalmente facciamo conoscenza con la Z650 2017. Come dicevamo prima, la moto va a sostituire le R6N, una Naked che non apparteneva alla famiglia Z, spostandosi molto di più come caratterizzazione verso la famiglia più sportiva della casa di Akashi, sempre senza carenatura. Il risultato è una moto a metà tra le due famiglie, perché non ha la cattiveria intimidatoria di una Z, 1000 ma anche 800 che fra un po' diventerà 900, ma allo stesso tempo è molto più prestante e invita a giocare molto di più rispetto alla vecchia R6N. La posizione di guida è comoda, come dicevamo un po' più aggressiva, con la sella davvero molto vicino a terra, quindi si poggiano i piedi con grande facilità. Le gambe quindi sono un pochino più piegate se scegliete la sella di serie, per i più alti c'è anche quella rialzata a disposizione. Il motore ha perso qualche cavallo, ma come vedete ha comunque una certa grinta, sa far divertire anche sulle strade aperte e belle miste come questa. Dicevamo ha perso qualche cavallo, ma in realtà poi ha guadagnato tanto di coppia, fra i 3 e i 6.000. Anche nelle marce alte, come vedete, riprende molto bene. La frenata è molto potente e vi fa mantenere sempre un grosso margine di sicurezza. Vi asseconda nella guida sportiva grazie alla prontezza delle pinze monoblocco, alla risposta che sembra molto solida e da moto più prestante, da moto di categoria superiore. Diciamo che però in frenata, proviamo a farvi vedere, appena attaccate sul freno la forcella rimane piuttosto morbida, non è regolabile e quindi tende ad affondare abbastanza. Sorpassiamo il camion. Avrete visto la nuova strumentazione con i contagiri che lampeggia, indicandovi che è arrivato il momento di cambiare.
e buttiamoci a guidare. La ciclistica è agile, ma vi dà tanta confidenza anche in appoggio, anche nelle curve in percorrenza. Non ci si sente mai critici. Anzi, c'è tanta fiducia e fa venire tanta voglia di giocare, di divertirsi e di fare un po' quella sana sparata nei limiti consentiti dal motore, che vi invita ad anticipare la cambiata, a non spingervi fino a 10.000 a cui interviene il limitatore, anche perché sopra i 6.000-7.000 arriva qualche vibrazione sulla sella e il motore non spinge più con la stessa verve che dimostra invece nella fascia di utilizzo ottimale fra i 3 e i 6.000 giri. Però, come potete vedere, sorpassare non è mai un problema, basta scendere di una marcia e ci si ritrova subito con un motore molto pronto, gustoso, con un'erogazione bella cremosa. La posizione, dicevamo, un po' più sportiva, con gambe più rannicchiate e il manubrio un pochino più disteso in avanti. Niente di particolarmente scomodo, ma comunque per chi ha intenzione di comprare la Z con un uso più turistico, va tenuto in considerazione che forse ha perso qualche cosa di quella versatilità, di quella pacciosità, passateci il termine, dell'R6 precedente. In compenso, da guidare fra le curve è veramente gustosa. La taratura delle sospensioni, come abbiamo detto, è tendenzialmente morbida e invita a guidare sciolti, senza muoversi troppo sulla sella e senza forzare le frenate, ma andando di percorrenza, facendo correre la moto e gustandovi questa ottima sintesi fra stabilità e agilità. Anche perché la Z rispetto all'R6 ha perso veramente tanto peso, lo si sente già muovendola da fermo, e il tutto su strada si traduce su una moto più efficace e più divertente. Difetti, la Z650 ne ha davvero pochi. Come abbiamo detto, c'è qualche vibrazione nei transitori a gas parzializzato proprio qui attorno ai 5.000 giri, che si sentono sulle pedane e sulla sella. Non sono fastidiose, anche perché non sono regimi a cui ci si ferma, però ci sono ed è giusto sottolinearle. Così come, insistendo con l'acceleratore a regimi superiori ai 7.000, il motore da un lato smette di spingere con la grinta che conosciamo e dall'altro innesca qualche vibrazione in più. Le sospensioni sono morbide, ma se questo è un po' un limite nella guida sportiva, al contrario diventa molto gratificante, o meglio molto efficace, quando si attraversano centri urbani con dossi e irregolarità del fondo stradale, che vengono filtrate perfettamente, ecco qua, neanche a farlo apposta, senza ripercussioni sulla ciclistica. E poi, appunto, anche quando si vuole spingere, basta guidare in punta di forchetta, essere un po' più dolci per non avere problemi di sorta. L'Euro 4, diciamo, ha fatto perdere qualche cavallo, ma in realtà è quasi tutto, non si sente granché, anche perché è stata una scelta precisa di Kawasaki definire una nuova fasatura della distribuzione che privilegiasse la spinta ai medi. La curva sul diagramma che ci hanno fatto vedere è molto superiore, molto migliore, più regolare rispetto alle R6N fra quei 3 e i 6.000 giri di cui vi abbiamo parlato prima. L'Euro 4 ha anche come conseguenza anche l'arrivo di un piccolo effetto on-off che non si sente dalla terza in avanti, si sente soprattutto a freddo e nei rapporti corti in città, anche perché il bicilindrico, come sapete, per sua natura è abbastanza pronto nell'erogazione e quindi tende a scappare un po' via quando si tocca il gas. Niente di pericoloso, però finché non ci si fa l'abitudine può prendere un pochino in contropiede chi è meno esperto. Segnaliamo un'altra miglioria rispetto alle R6 precedente, che è nel freno posteriore. Chi lo usa, magari su strada, anche sul misto, per correggere la traiettoria sui tornanti, adesso qui non riusciamo a farvelo vedere perché la strada è molto scorrevole, dicevamo, chi lo usa per correggere la traiettoria
riesce a farlo con facilità senza il bisogno di spostare il piede sul pedale, perché è stato molto abbassato e ammorbidito nella sua progressione. Vi invitiamo come sempre a provarne una, a farci domande se avete qualche perplessità rispetto a quello che vi stiamo dicendo, e a farci sapere se la provate, se vi è piaciuta, perché vi assicuriamo che è una moto che può piacere tantissimo sia ai principianti che ai più esperti, che magari vogliono una moto più facile, più accessibile, ma molto giocosa e comunque molto valida.